E torniamo in diretta, sono le 8 e 12 minuti di giovedì qui, sì, giovedì, di martedì 15. Magari fosse giovedì. Martedì 15 novembre 2022, torniamo in diretta, lo facciamo per parlare della pedonalizzazione di Via Manzoni con i nostri due ospiti, li presenti tu Serena? E allora, qui accanto a noi l'avrete già riconosciuto, il consigliere del primo municipio Francesco Ventrella, buongiorno consigliere, buongiorno, ben trovato. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. E lo vediamo in collegamento Skype con noi, anzi non è solo. Perché sta accarezzando qualcuno, l'ex consigliere comunale Carlo Paolini. Buongiorno Carlo, mi permetto di darti del tu. Carlo, ci conosciamo oramai da una vita. Abbiamo okay. Qualche problema, vediamo, aspetta Carlo, parla un attimo così ci rendiamo conto dell'audio. Sì, mi ascolto. Perfetto, ti sentiamo. E allora, siete d'accordo o no con la pedonalizzazione di Via Manzoni? Domanda da $1 milione che poniamo ai nostri ascoltatori oramai da anni. Di pedonalizzazione si parla da tempo, si è parlato di sperimentazioni. Adesso sembra che si stia arrivando finalmente al punto, perché sono partiti anche i rilievi, lo abbiamo visto nelle scorse settimane anche all'interno dei nostri telegiornali. Un argomento che spacca in due letteralmente l'opinione pubblica. Allora partiamo, consigliere, cercando di capire a che punto siamo. Allora, sicuramente io sono pienamente favorevole e d'accordo alla pedonalizzazione di Via Manzoni. In questo momento ci sono tutte le attività prodromiche a questo progetto, io lo chiamo così perché sostanzialmente mira non solo a chiudere la viabilità di tre isolati di Via Manzoni, ma soprattutto a rilanciare quello che è, secondo me, un quartiere che merita tutte le attenzioni, come sta facendo questa amministrazione comunale. Chiaramente al momento si è ancora in quella fase di valutazione di quelle che sono le necessità, una su tutte ad esempio la viabilità. Altro problema che è stato affrontato in questa sede è quello chiaramente dei passi carrabili attualmente esistenti, quindi per concedere la possibilità ai titolari di poter comunque fruire del proprio passo carrabile. Altro problema che è stato affrontato e su cui si sta lavorando in maniera molto attenta è quello chiaramente di incentivare e agevolare le attività commerciali esistenti non solo su quei tre isolati che saranno oggetto della chiusura, ma su tutti quelli che hanno le proprie attività su questa strada. Chiaramente è un triste il dato, perché comunque ad oggi sulle 140 attività commerciali esistenti 65 sono chiuse. Quindi io ricordo da ragazzino che via Manzoni andavo spesso con i miei nonni, era insomma una seconda via Sparano, una seconda via dello shopping di Bari. Quindi vederla così è un pochettino triste. Speriamo con questo progetto, in cui credo molto, di poterla rilanciare, insomma. Più che una contrarietà, lo abbiamo sentito, però poi nelle scorse settimane ci sono tante voci che esprimono delle perplessità su come si dovrebbe realizzare questa pedonalizzazione. Per l'appunto, anche per questo abbiamo chiamato Carlo Paolini, che prima di tutto è un residente della zona e quindi vive quotidianamente la realtà di Via Manzoni e ha espresso qualche dubbio su come si dovrebbe realizzare, vero? Sì, io sono... Pronto, mi... Sì, vai Carlo. Io ho notevoli perplessità circa la pedonalizzazione di Via Manzoni, perché qua non si tratta di pedonalizzare Via Manzoni, ma di chiudere Via Manzoni in tre tratti. Uno che va da Giardini Garibaldi a Via Pugnani, poi chiusura in tre isolati, poi riapertura per il resto di Via Manzoni. Non si parla di pedonalizzazione, né si può parlare di sperimentazione, perché se si vuole pedonalizzare una via, la si fa per intero e la si fa inserendola in un progetto urbanistico tale da creare veramente un fermento sociale, culturale, economico, che valorizzi non solo Via Manzoni, ma anche le vie che la attraversano, inserite in una visione di quartiere che è abbandonato. Allora Carlo, ti blocco un attimo solo perché abbiamo problemi con il tuo collegamento audio. Allora chiedo alla regia, chiedo a Paolo Gentile di contattare telefonicamente Carlo Paolini. Intanto noi ovviamente, come sempre facciamo, siamo stati anche su Via Manzoni, lo abbiamo fatto tantissime volte, abbiamo parlato con i commercianti che, va sottolineato, non sono contro una pedonalizzazione tout court, ma come diceva Carlo Paolini giustamente, chiedono alla base fondamentalmente una riqualificazione, quindi andare a investire su una strada
che aumenti in qualche modo il suo appeal. I problemi di via Manzoni ormai li conosciamo tutti, il consigliere Ventrella ha detto bene, abbiamo parlato di chiusure, 65 chiusure che è un numero importante, si parla di viabilità, si parla anche soprattutto di sicurezza, consigliere. Sì, diciamo che noi abbiamo fatto in municipio una congiunta in cui il presidente Leonetti ci ha riferito, anche perché lui partecipa attivamente al tavolo di concertazione su questo progetto importante, ci ha riferito chiaramente che è all'attenzione, insomma, di tutte le ripartizioni competenti, di chi ha elaborato questo progetto, il discorso di sicurezza. Chiaramente io non sono mai stato un tipo che crede nella repressione. Io credo che per poter garantire sicurezza bisogna riempire i luoghi di aggregazione. Quindi è chiaro, non dimentichiamo quello che era Barivecchia prima del progetto Urban, e io auspico che via Manzoni possa, con la ripopolazione, quindi con una serie di eventi, tra l'altro il comune non chiuderà solamente le strade, ma sarà presente con una serie di incentivi ad attività culturali, sociali, quindi di promozione, perché sarebbe banale chiudere una strada e poi lasciarla sostanzialmente come insomma un'oasi nel deserto. L'idea è quella comunque di far tornare le attività commerciali, sì, quella anche di trovare degli strumenti. Certo. Quindi è chiaro che poi la sicurezza, quindi incentivare la sicurezza, anche perché lì abbiamo Piazza Risorgimento che dovrebbe diventare l'epicentro, il fulcro di questa riqualificazione dal punto di vista, ripeto, come diceva giustamente il vostro ospite, dal punto di vista sociale e culturale. I luoghi si riempiono con le persone, si riempiono con restituendo vita, ecco, a quelle, non solo a quelle attività commerciali, ma magari anche incentivare giovani imprenditori a fare qualcosa che vada oltre, ecco, il food and beverage, ma anche a qualcosa di culturale. Abbiamo un ascoltatore in linea, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Maria, buongiorno. Prego. Buongiorno, niente, io volevo dire, cioè, al comune di Bari come si alzano la mattina se ne inventano una? Cioè, della serie, quella è una strada totalmente morta, infatti ha detto che sono chiusi 65, diciamo, negozi, e verso la fine di quella strada e tutta quella zona è piena di, diciamo, di emigranti, tutta una casba è diventata quella zona lì. Adesso in più dove volete chiudere tre, diciamo, isolati che non si capisce a che cosa può servire, cioè siete riusciti a fare il peggio del peggio, diciamo, al comune di Bari, parlando anche della fiera, parlando delle strade che avete chiuso, di tante tante, avete creato lo smog, diciamo, chiudendo le strade, chiudendo il consumatore Emanuele, c'è proprio l'impegno per il peggio. Voi proprio siete proprio bravi. Mi sembra che la voce della nostra ascoltatrice sia abbastanza critica. Ora, grazie, non so se magari il consigliere avrà modo di rispondere, però in realtà io vorrei andare un attimo prima a... C'è Carlo Paolini al telefono, sì, io vorrei un attimo che completasse ovviamente il suo intervento di poco fa, poi sì, abbiamo un contributo da mostrarvi. Carlo, buongiorno, buongiorno. Ci sente bene ora? Ora ti sentiamo perfettamente, prego. Allora ribadisco quello dicendo, che quello che manca, caro consigliere Ventrella, è il progetto, che a parole si dice c'è un progetto, ma qual è questo progetto? Prima si parlava della chiusura dei primi tre isolati di via Manzoni in concomitanza con i giardini Garibaldi, ora si parla invece di tre isolati che vanno da via Putignani, via Nicolai, via Dante, eccetera eccetera. Cioè l'amministrazione evidentemente non ha ancora le idee chiare. Quando si parla di pedonalizzazione non si interrompe la viabilità di una strada, non la si suddivide in tre parti, ma si pensa di pedonalizzarla tutta in un'ottica di riqualificazione, rigenerazione, non solo della stessa via, ma di tutte le vie che la attraversano, inserite in una visione di quartiere che va rigenerato e va riqualificato. Questo manca, non c'è dato di sapere quello che è il progetto. Qual è? Si pensa di rivitalizzare l'economia valorizzando solo quelle attività commerciali che si trovano nei tre isolati, perché questo poi si tratta, e gli altri commercianti devono stare lì a guardare? No, non è così. Noi non è che siamo contrari, noi chiediamo un confronto, l'abbiamo avuto già nel passato dove abbiamo esternato la nostra visione di città. Va bene, con l'amministrazione, il municipio non esiste, è inutile che giriamo attorno, il municipio non è presente nel quartiere, non è presente nella zona di libertà,
non si sentono voci discordanti, solo voci in linea con l'amministrazione comunale, la quale poi vieta, diciamo, non accetta nessun confronto con i cittadini. E questo ci preoccupa molto, perché attivare una soluzione di questo tipo può creare solo danno alla viabilità, danno alla stessa via Manzoni, danno ai residenti, danno ai commercianti. Non c'è una prospettiva chiara di sviluppo economico inserita, è chiaro, in una visione culturale e sociale del quartiere. Allora, ovviamente ora daremo la possibilità a Francesco Ventrella di replicare, prima però ascoltiamo le parole del direttore della ripartizione traffico del comune di Bari, Claudio Laricchia, in cui ci spiega, insomma, che cosa si sta già facendo per preparare via Manzoni a una prima pedonalizzazione. Sentiamo. L'amministrazione ha proceduto a un progetto che è un progetto di pedonalizzazione della intera via Manzoni. Abbiamo anche presentato il progetto sia per via Manzoni sia per una riqualificazione di via Argiro, che è già, come sapete, pedonale, ma è un progetto importante di riqualificazione su via Manzoni. L'amministrazione ha un progetto che stiamo portando avanti, stiamo redigendo, e quindi è chiaro che il primo passo è stato quello di utilizzare, di procedere ad una ad un rilievo che abbiamo fatto utilizzando un drone. Nel frattempo l'amministrazione ha deciso, ha definito di sperimentare un piccolo tratto di pedonalizzazione di via Manzoni, semplicemente con, appunto, in via sperimentale, utilizzando semplicemente dell'arredo urbano, nel tratto compreso tra via Putignani e via Nicolai. In particolare, sia via Putignani che via Nicolai saranno percorribili da via Manzoni, mentre il tratto compreso fra le due vie sarà reso pedonale, lasciando sempre la percorribilità, un po' esattamente, fate il paragone, insomma, di quello che succede a via Sparano, rimarranno percorribili, attraversabili chiaramente le traverse. Il primo tentativo, diciamo, per vedere come funziona la pedonalizzazione, come potrebbe rispondere la città alla pedonalizzazione di via Manzoni, che dovremmo riuscire a porre in essere subito dopo, nei primi mesi del 2023. Primi mesi del 2023, dunque, consigliere Ventrella, ovviamente dobbiamo rispondere anche a Carlo Paolini. Sì, allora, chiaramente credo fermamente che l'obiettivo dell'amministrazione, insomma, il sindaco De Carlo l'ha ribadito più volte, non è solo quello di chiudere Tre Isolati, quindi la visione è quella di chiudere tutta via Manzoni. Quindi io sono d'accordo con quello che dice, insomma, il vostro ospite. È chiaro, anch'io la vedrei in un'ottica più ampia, quindi di chiudere una strada. Penalizzare certamente non vuol dire solo chiudere Tre Isolati. Però io credo che, come diceva giustamente l'ingegner Laricchia, è una, come dire, è un intervento abbastanza importante, quindi credo che una sperimentazione sia quantomeno doverosa. Io vorrei solo ricordare quello che è stato fatto su via Roberto da Bari. Alla fine quei due isolati, che poi sono quelli agli estremi, sono comunque oggi stati riqualificati. L'obiettivo, quello che vedrei anch'io, è quello di chiudere più isolati per garantire, insomma, nel pieno centro città una maggiore vivibilità. E come diceva giustamente il vostro ospite, chiaramente è tutto un volano, perché chiudere una strada significa anche incentivare, aiutare, sostenere tutte quelle che sono le realtà che insistono sulle traverse, sulle arterie comunque connesse. È chiaro che il discorso che faceva lui, diceva, ci sono attività commerciali di serie A e di serie B, chiaramente ribadisco che l'obiettivo è quello, la visione è quella di chiuderla completamente, quindi non ci sono preferenze. Già, insomma, in quei tre isolati abbiamo numerose saracinesche abbassate, eppure sono gli tre isolati, insomma, non i più importanti, ma quelli centrali. Io vivo in via Putignani, angolo via Manzoni, quindi conosco perfettamente la realtà del territorio, e vorrei ricordare che via Putignani credo che sia una delle strade forse più belle di Bari, alberate, con i marciapiedi larghi. Su questo non ci piove. È chiaro che ci proviamo, insomma. Non c'è un altro problema poi, che è quello dei parcheggi, esatto, dei posti auto, che non è secondario, anche se poi nell'ottica della pedonalizzazione uno, in un mondo ideale, spera di poter fare a meno delle automobili. Anche su quello sono state espresse diverse perplessità, vero Carlo Paolini? Ma è chiaro, le perplessità sono notevoli. Il consigliere Ventrella giustamente ha ricordato e si riporta ad esempio via Roberto da Bari, la chiusura di quegli isolati. Io ricordo perfettamente il periodo in cui furono chiuse, fu detto in grande pompa magna che sarebbe stata la sperimentazione per un museo all'aperto
dove si sarebbero fatte mostre, tanto è vero che si cominciò con quella mostra di quelle ruote di auto, eccetera, eccetera. Oggi se noi andiamo è una strada consegnata alle attività di ristorazione, perché Bari ormai per questo sta diventando. Allora a questo punto il problema è inserire la sperimentazione. Noi avevamo fatto anche una proposta all'amministrazione: vogliamo provare a chiudere via Manzoni i fine settimana, tutta via Manzoni, tutta i fine settimana, in maniera tale da incentivare le famiglie a farsi la passeggiata per l'intero su via Manzoni. La sperimentazione la si fa in questi termini, non chiudendo solo tre isolati nel cuore della vita, della via. È una cosa improponibile. Non lo so io chi è l'intelligenza a pensare queste cose. Il consigliere Ventrella, che abita qua, comprende perfettamente che noi dobbiamo riportare le famiglie a passeggiare all'interno del quartiere, a passeggiare in via Manzoni, tutta via Manzoni. Allora si chiuda tutta via Manzoni i giorni del sabato e della domenica e vediamo che cosa succede. La sperimentazione così si fa, non chiudendo tre isolati. Perché il problema, io vorrei capire, in questa sperimentazione, Piazza Risorgimento, che è una pianta storica di Bari, certo, e che non viene curata e che viene abbandonata, che fine fa? L'avevamo sentito prima che Piazza Risorgimento in realtà dovrebbe essere proprio il fulcro, quindi di questa pedonalizzazione. Sì, anche perché le due strade parallele, appunto via Barletta e via Altamura, verranno chiaramente anche queste interessate dalla pedonalizzazione, anche se al momento si sta valutando dal punto di vista della viabilità di permettere, chiaramente, perché anche lì ci sono dei passi carrabili, ovviamente l'ingresso ai titolari del regolare permesso. Chiaramente io la vedo Piazza Risorgimento come il fulcro, l'epicentro, perché chiaramente non avrebbe senso questa pedonalizzazione, questa chiusura, se Piazza Risorgimento non diventasse, ecco, l'epicentro. Consideriamo che è un luogo dove, a parer mio, c'è una grandissima forma di integrazione, considerata la partecipazione da parte della comunità georgiana, che ormai convive nel quartiere Libertà con tutti quanti noi. C'è un ristorante georgiano che insiste sulla piazza, che è aperto da poco, dove tra l'altro si mangia benissimo, è una comunità altamente integrata. Chiaramente lì c'è il problema dei ragazzi che giocano, insomma, a pallone, confondono la piazza, come, però insomma, chi lì anche forse fatto? Era il progetto iniziale, c'erano praticamente i pali delle porte, quindi sicuramente, tutti quanti. Sicuramente, ecco, questo discorso qui. Però è chiaro che la piazza sarà sicuramente poi anche aggredita, tra virgolette, da quelle che sono le realtà, tipo penso ad esempio a quella che può essere Campagna Amica della Coldiretti, o quelli che possono essere fenomeni di manifestazioni culturali, promozione sociale. Insomma, è chiaro che se l'area si presta, è chiaro che tutto poi piano piano viene da sé, almeno questo è l'auspicio. Io credo molto in questo progetto, perché è chiaro che da residente, come diceva il vostro ospite, le problematiche ci sono sui parcheggi, è chiaro che sarà una gatta da pelare abbastanza importante. Siamo alle conclusioni, sono le 8:30, allora Carlo Paolini, come vogliamo concludere? Ma come vogliamo concludere? Noi siamo qui in attesa di vedere questo famoso progetto dell'amministrazione comunale, perché non è dato saperlo. La politica amministrativa si fa tramite l'ascolto e la condivisione. Se le decisioni delle amministrazioni restano decisioni dell'amministrazione senza coinvolgimento dei cittadini, io voglio solo ricordare con una brevissima frase che la città non appartiene agli amministratori, la città appartiene ai cittadini, che vanno consultati, vanno confrontati e trovare soluzioni condivise. Ma la condivisione, purtroppo, con la nostra amministrazione è una parola molto difficile, e non da oggi. Carlo Paolini, ti interrompo un solo un attimo, perché ricordo che voi tempo fa avevate anche attivato una sorta di raccolta firme e l'ultima volta che abbiamo chiacchierato mi hai detto, insomma, che avreste ripreso. So che c'è un consigliere municipale, collega di Ventrella, il fotografo, come che mi sfugge il cognome? Corcelli, sì, consigliere Corcelli, sì. Che ha voluto copia di una petizione di commercianti e cittadini che era contraria alla chiusura improvvisa di via Manzoni. E là ci sono anche le firme di quei commercianti interessati alla chiusura dei tre isolati, che guarda un po'. Oggi pare che siano favorevoli, però è chiaro, perché loro vedranno la loro attività commerciale in prima battuta
interventi. Siamo fuori tempo massimo, sì. Carlo, scusaci però. Prego. Tanto è un argomento di cui torneremo, consigliere, al volo, prossimi step dunque. Al prossimo step, anticipo quello che diceva giustamente Carlo, sicuramente è fondamentale la fase dell'ascolto, quindi a breve sicuramente saranno presso i municipi oppure saranno seduti, ci saranno dei tavoli in cui chiaramente verranno ascoltati non solo i commercianti, ma chiaramente anche i residenti. Cioè, questa amministrazione non penso che si sia mai tirata indietro dal confronto, anzi. Quindi sicuramente è un passo doveroso e sono d'accordo con quello che dice Carlo. Cioè, noi non ho la presunzione né io né penso tantomeno il sindaco, la giunta o l'amministrazione che la città sia nostra, assolutamente, anzi. E su questo ci fermiamo. Allora, torneremo a parlare ovviamente di pedonalizzazione di via Manzoni. Intanto ci fermiamo, 8 e 32 minuti. Grazie al consigliere Francesco Ventrella, grazie ovviamente a Carlo Paolini per essere intervenuto. Ci fermiamo, stop.